Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Allora, oggi siamo il 7 di dicembre del 2021. Qui, come state vedendo, ci sono alcune piante di melanzana che ho preso diverse melanzane quest'anno e ne ho lasciato solamente una che ora l'ho presa ora perché sto vedendo che sta macendo, diciamo, sta vedendo, prende acqua, perciò io la volevo lasciare quanto di più possibile, ma già così già è ben matura la melanzana, sta vedendo anche del colore che sta diventando un pochettino cuoio, color cuoio. Che già la melanzana è matura, insomma, l'ho lasciata fino ad ora. Ora, visto che si è crepata, diciamo, e sta macendo, e l'ho presa. Ora, come vedete, qua queste sono la melanzana tonda violetta siciliana che viene coltivata qua. Soprattutto, una bella melanzana, come potete vedere oggi. Ora, anche della pezzatura, guardate che bella. Questi semi mi sono stati regalati l'anno scorso e quest'anno l'ho seminata. Ho preso diverse melanzane e una l'ho lasciata in quella pianta. Allora, ora vi faccio vedere come io andrò a estrarre i semi della melanzana. Ho fatto anche un video come estrarre i semi del cetriolo, del melone o del pomodoro, insomma il procedimento è lo stesso. Voglio fare questo video, diciamo, questo video singolo, diciamo, dell'estrazione dei semi della melanzana. Va bene, andiamo a estrarre i semi. Ora andiamo a estrarre i semi. Io li vado a estrarre questi semi, poi ognuno può fare quello che vuole. Si può utilizzare sia la grattugia, poi una volta che sono tutti la melanzana è grattugiata, ovviamente si deve separare dai semi. Poi le deve mettere nell'acqua. Io non le vado a bagnare i semi, io le vado a conservare, a prelevare così. Ora vi spiego anche. Sto utilizzando una affetta verdure, come questo qua, state vedendo? Io ho questo qua, è ottimo, si può fare sia così, a tagliare a strisce, questo ovviamente è le patate, altre cose, o perfino, insomma, si può regolare diversi tagli. Ora io lo vado a fare così, a fette. Ora, se non avete questa affetta verdure, potete utilizzare anche un coltello di questo qua. Ora andiamo a togliere, questo lo mettiamo qua, andiamo a togliere la buccia di sopra, così, questo di sotto, già qua ci sono i semi. Ora andiamo a togliere questa qua di fuori, così già la melanzana è tutta piena di semi, guardate, è piena di semi, state vedendo? Ora facciamo una cosa. Allora, se voi non avete la fetta verdure, lo potete utilizzare con un coltello e dobbiamo andare a tagliare delle strisce fine fine, così, guardate, state vedendo? Così, delle strisce fine, in modo che asciugano meglio. Ora noi utilizziamo così, guardate. Man mano che si tagliano si mettono di lato. Già i semi cadono. Si tagliano, mettono di lato. Ovviamente qua è più stretto rispetto alla melanzana. E noi la possiamo fare così, la possiamo tagliare anche in due. La possiamo dividere in due, così viene meglio. Guardate, chi ha questo affetta verdure è una meraviglia, guardate i semi già quando ce ne sono qua. State attenti però, ora che state arrivando ci vuole quello là che spinge la melanzana, però io ce l'ho là. Ora io vado a togliere questo qua di fuori, la buccia. Così, piano piano, senza che vi tagliate. Togliamo anche queste qua di sotto. E andiamo sempre a aiutarci con la melanzana, con questa qua, per tagliarla. Così.
state vedendo? Come tagliare ancora un attimino che mi avvicino, così lo vedete meglio. Mi sono avvicinato, così voi lo vedete meglio. Ripeto, se non avete questo affetta verdure potete utilizzare anche un coltello, come vi ho fatto vedere poco fa. Le tagliate a strisce così, andiamo a tagliare sempre così, state attenti sempre per le mani, perché questa qua taglia. Purtroppo io ce l'ho, però non lo sto trovando, sarà dove è conservato. Ora andiamo a tagliare la buccia d'esterno, così piano piano, così, state vedendo? Vediamo se passa, qua ci diamo un altro taglio, e sta passando, piano piano ci aiutiamo con la lama del coltello, così, così che si taglia, così, mi sembra che no, già arrivato, non taglia più, andiamo a togliere questi qua. Va bene, vedete? Avanti, e questo si è tagliato. Ora guardate quanto semi già ci sono, guardate quanto semi che ci sono qua. Questa melanzana era piena di semi, l'ho lasciata più del dovuto, diciamo. Ora io i semi si debbono asciugare, non si debbono bagnare, si debbono asciugare. Allora, una volta che sono tagliate così, state vedendo a strisce, guardate, guardate quanto semi che ci sono. Ovviamente con la lama qualche seme si taglia, ma di quando ce ne sono qua avevamo voglia. Ora due sono le cose, o le possiamo estrarre così, così, piano piano, già una volta che sono tagliate e le mettiamo in un recipiente e le facciamo asciugare, o se no possiamo fare una cosa. Io vado a utilizzare questo telaio con la rete fino a fine, modo che ora andiamo a posizionare le melanzane così qua, così, anche se cade qua il seme, resta qua, non cade per terra. Guardate, state vedendo quanti semi ci sono, quindi si possono togliere sia così e poi si fanno asciugare. Queste le mettiamo qua, i semi, guardate, senza bagnarle, senza niente, noi le dobbiamo asciugare i semi, non bagnarle. Questo è un metodo, se voi lo volete fare, come io ho fatto anche un video, come estrarre i semi dei pomodori, insomma il procedimento è lo stesso, però io ci tenevo a fare questo video, diciamo, detto qua così, a fare questo video ci tenevo, perché secondo me è un metodo più facile come estrarre i semi, senza bagnarli, così il seme non subisce, diciamo, quell'impatto con l'acqua quando le vanno a separare, le vanno a separare dalla polpa e poi i semi, non subisce quell'impatto. Poi ognuno può fare quello che vuole. Ora queste le mettiamo così, così le facciamo asciugare. Ora state vedendo? È facile fare senza bagnare i semi, state vedendo già i semi, ora quel sole si asciuga tutto, poi di qua si leva subito, lo facciamo asciugare. Io le cose le faccio asciugare naturale. Va bene, guardate quanti semi che ci sono qua, che si possono anche raccogliere. Avevamo voglia qualche semi. Guardate quanti semi. Quindi già questi qua, i semi, state vedendo? Questi semi già si può dire che sono quasi asciutti. Quindi così, li mettiamo qua e poi... Tanto qua nel retino non cadono per terra. Ora che facciamo? Le mettiamo al sole. Un giorno, due giorni, quello che sia, e una volta che intanto le giriamo così, state vedendo, le giriamo così. Sto facendo vedere un metodo o un affetta verdure, o possibilmente se non l'avete con un coltello tagliato fini fini così a strisce, la melanzana già qua sta asciugando, di farla seccare così un giorno, due giorni, estrarre i semi puliti, asciutti, e poi le conserviamo senza metterle nell'acqua. Poi voi cosa volete fare, fate. Io vi sto dando un consiglio come prelevare i semi della melanzana senza che il seme subisce, diciamo, quel tuffo in acqua, chiamiamolo tuffo, quando uno si butta a mare, no? Fa un tuffo, no? In acqua, così il seme non ne risente, no?
va bene. Ora detto questo, aspettiamo che si asciugano e poi vi farò vedere il risultato. Allora, sono passati 2 giorni, ho fatto seccare le melanzane, come avete visto nel video. Li ho lasciati 2 giorni sempre a sole, una volta ogni tanto le andavo a girare per farle asciugare sia sotto sia sopra, e sono stati 2 giorni a sole, e ora che sono un pochettino disidratati, guardate come si presentano le melanzane che sono state tagliate a fette, come avete visto nel video precedente. Va bene, allora ora andiamo a togliere i semi. Allora, i semi dovevamo togliere anche quando li abbiamo tagliati, però ovviamente se il procedimento è sempre lo stesso, solo che poi rimaneva sempre un pochettino di poppa, e insomma si dovevano sempre asciugare sempre 2 giorni, quello che sia 3 giorni a sole. Ora noi già la melanzana è quasi, diciamo, è morbida, è un pochettino disidratata, perciò i semi ora si vanno a togliere facilmente. Ora vi faccio vedere come io le vado a... mi avvicino con la telecamera così vedete il procedimento. Possiamo utilizzare sia un coltello sia un cucchiaino. Prendiamo un piatto di questo qua, lo mettiamo così. Io vi faccio vedere il procedimento, che poi io le farò tutte, perché poi ci vuole un sacco di tempo. E andiamo a togliere i semi così, guardate come si togliono i semi, state vedendo come cadono. Ripeto, le potevamo prendere anche direttamente i semi quando abbiamo tagliato, però ancora siccome c'è la poppa, perciò il procedimento è sempre lo stesso, la dovevamo fare asciugare sempre a sole. Guardate come si tolgono i semi, state vedendo? Poi la giriamo, ci sono altri semi, anche se ci rimane un pochettino di polpa appiccicata nel seme, non ci fa niente, perché poi ora noi le dobbiamo asciugare così, le dobbiamo asciugare. Stai vedendo come si toccano facilmente? Guardate, possiamo utilizzare anche un coltello, se vi viene comodo, così. Stai vedendo? Meno male, ci sta uscendo un pochettino il sole. Ho aspettato anche per fare il video, perché c'è stata una brutta giornata ieri sera, anche se c'è un pochettino di poppa, non ci fa niente, che poi la asciughiamo e poi la togliamo, si separa, va così. State vedendo il seme, non è, essendo che non è stato bagnato, è meglio. È meglio che il seme quando si separa dalla polpa, se non che non si bagna. State vedendo ora questo qua poi si asciuga. State vedendo come si presenta la melanzana una volta tolto tutti i semi. Così. Ancora c'è qualche seme, se non possiamo lavare, tanto quando ce ne abbiamo voglia. State vedendo? Ora faccio tutte il procedimento lo stesso, così. Così, e poi queste qua le facciamo seccare insieme. Per ora sto andando a separare i semi. Sto andando così. Così i semi non si bagnano. Non li andiamo, diciamo, a separare con l'acqua. È meglio. Perché i semi non si debbono bagnare. Si debbono solamente asciugare. Così il seme non risente niente, non risente neanche, anche se stai 5 minuti, 10 minuti, non è importanza, va bene. Allora vado a separare tutti i semi e poi concludo il video. È passato neanche 10 minuti, state vedendo quando già l'ho fatto presto, quando i semi già ci sono qua, guardate. Anche se resta un pochettino di qualche seme, diciamo, nella melanzana qua, non ci fa niente, la mettiamo poi nel compost, poi abbiamo in primavera abbiamo delle piantine di melanzane germogliate, e poi le possiamo prendere e poi le possiamo mettere anche, le possiamo trapiantare, diciamo. Va bene. Allora io vi ho fatto vedere, l'ho fatto asciugare come avete visto nel video, state vedendo? Ora ci resta un pochettino di polpa appiccicata di melanzana, ma non ci fa niente, poi ora si asciuga. Ora quando è più secca, diciamo, noi la mettiamo ora a sole, quando c'è la mettiamo a sole, ovviamente la sera
le cose le mettevamo a riparo, no? Le mettiamo dentro perché poi l'umidità l'umidità poi resta nella melanzana. La sera noi le dobbiamo entrare, va bene? E poi la mattina quando c'è il sole li usciamo. E sono stati 2 giorni. Guardate quanto semi che ci sono qua. Ora questo lo vado a pulire. Allora, vado. Potete utilizzare sia un cucchiaino o sia anche un coltello. Un coltello per venire anche più. Qualche seme è volato. Non è importante. Guardate quanto seme che ci sono qua. Ora c'è un pochettino di polpa, diciamo, appiccicata ovviamente. Tutto ora noi la facciamo asciugare. Questa è quella che è rimasta, te vedete ancora c'è qualche seme, ma non è importante perché qua non abbiamo abbastanza, ma, o se no noi le mettiamo qua i semi e queste le mettiamo qua che loro ora si asciugano. Quando si asciuga, diciamo, la melanzana, questa qua anche, basta che fate così, si degrada, diciamo, e resta solamente il seme. Così il seme diciamo è seccato naturale, è seccato con le sostanze della melanzana. Senza metterle in acqua per separare la polpa come fanno alcune persone, però io lo vado a fare così perché mi viene più facile, ovviamente ci vuole anche più tempo, però il seme resta naturale, non intacca niente, resta naturale con la, diciamo, con quella platina che si è asciugata della melanzana, perché se voi la mettete nell'acqua quella platina, diciamo, si toglie, anche se per 5-10 minuti per separare, diciamo, la poppa. No, io il metodo lo ritengo così un metodo buono. Ora, siccome c'è il tema al nuvolato, per potersi che ora piove, ora lo vado a mettere dentro, al fresco, arieggiato, in modo che asciuga, così asciuga un pochettino il seme, e fra due o tre giorni, quando è tutto asciutto, che è tutto secco, asciutto, inutile che faccio un altro aggiornamento per fare vedere, ve lo sto spiegando ora, è facile faccio. Ora io, quando c'è una giornata di sole, questa qua le vado a mettere a sole, quando è anche 2 giorni, insomma, ci faccio prendere, ora questa deve seccare praticamente, essendo che non c'è il sole ora, lo devo mettere dentro, areggiato e asciutto, e deve seccare. Quando è tutto secco, 2, 3, 4 giorni, quello che sia, ovviamente, ripeto, se c'era il sole li mettevo fuori a sole e li facevo prendere il sole tutto il giorno per 2-3 giorni. Quando è tutto secco, e voi vedete tutto secco, anche questo qua, cade anche qualche seme, lo separate, soprate i semi con la poppa poi che è secca. Insomma, mettiamo che caso che questo qua sono tutti i semi secchi, le prendete, le mettiamo in un barattolo di vetro, ovviamente deve essere asciutto, li mettiamo tutti nel barattolo, che ora non li metto perché sennò appiccicano, e li mettete in barattolo e non lo chiudete subito, lo fatete asciugare perché ovviamente ancora se sempre butta un pochettino di condensa, no? Il seme, anche se è asciutto, un pochettino di condensa sempre la butta, però voi lo lasciate aperto, se fate così non appiccica nel barattolo i semi, significa che sono asciutti. Poi li chiudete, gli scrivete la melanzana, quella che è la melanzana violetta di Sicilia, in questo caso questa qua è la melanzana violetta di Sicilia, e le conservate, e poi le prendiamo per la semina primaverile, va bene? Allora, detto questo, vi ho fatto vedere tutti i procedimenti, come io le vado a separare i semi di melanzana, senza grattugiarli, senza metterli nell'acqua, ovviamente, perché si separa dalla poppa. Io le vado a seminare così, naturale, tagliate a fettini come avete visto nel video. E i semi, una volta che sono tagliati, le potevate togliere anche subito, giusto? Però il procedimento è sempre lo stesso. Io l'ho fatto seccare il seme naturale nella polpa, diciamo, della melanzana, così il seme si è preso tutti i nutrimenti, si è asciugato con quella platina, e ora le ho separate come avete visto poco fa. Ora io le lascio così, fate vedere tutto il procedimento, e se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più questo vi risponderò. Un abbraccio a tutti da Giovanni dall'Ottidea, ciao, al prossimo video, ciao.